Allora, io ho letto questo foglietto qua, mi è stato regalato questo foglietto, vino e fugassa, cioè è una cosa genovese. Noi chiaramente, essendo noi che siamo molto curiosi, perché noi siamo di PS Produzioni Rock Up, siamo curiosi veramente come delle scimmie, e noi andiamo dentro a vedere cosa vuol dire vino e focaccia. Bah, io entro, poi vediamo cosa succede, eh? Io entro, vediamo cosa succede. Buonasera, buonasera, buonasera. Non mi si appanna più, non mi si appanna più. Guardi, qui c'è un sacco di... Che cose buone qua, focaccia. Proprio... il vino non c'è però. Ancora no, il vino è lì. La focaccia sì, ma il vino no. Allora, lei che è tutto in divisa. Lei come si chiama? Salvatore. Non è ingegnere? No. Fa le no, focaccia. Io faccio di professione il pastaio. Il pastaio. Dove lo fa? A Marassi. Dietro lo stadio? No, in via Enrico Totti, Piazzale Parenzo. Mi dica che cosa ho già capito, E questi signori qua chi sono? I miei aiutanti. Lei, il mio braccio destro, la Monica. E il suo figlio Giacomo. Lui è il nipote dell'ingegner Canepa. Ah, ma sei grossa, oh, sono bella, ti stocca la due, allora, è la mamma. Ho capito, avrete capito che sarà una serata un po' da... Posso dire casino? Si può dire casino? Casino, si può dire casino? Casino. Cioè, deve essere casino. Tu prendi lei, prendi lui, chi prendi? Prendi la focaccia? Mi raccomando, Piero, non ci far fare brutta figura, che ti conosco. È fatta con la salvia dell'ingegner Canepa di Sottovalle, che certo. È andata appositamente stamattina a prenderla. So tutto. Poi l'abbiamo fatta con il rosmarino, sempre di Sottovalle. Sottovalle. Perché se non è di Sottovalle non va bene. Non va bene, non viene. E la farina rigorosamente di Gavi. Ma la senti la signora? Allora, cioè, bisogna andare a parlare con lei. A parlare con lei. Perché, scusi, ma è il capo, ma mi sa che è lei che parla. Allora, siamo la signora, lei non è ingegnere. Io no. Non è neanche. Io sono la nuora dell'ingegnere. Lei è la nuora dell'ingegnere. Ah, ecco perché mi hanno detto che è una signora bionda con gli occhi azzurri. Sì, lo vedi che io so tutto. Com'è che nasce questa favolosa focaccia? Com'è che è nata l'idea di fare questo vino e focaccia? Io lo so, ma lo devono sapere anche loro. Allora, vino e focaccia è nata perché volevamo dare una mano ai terremotati, sì. E allora volevamo raccogliere qualche soldino. Uno. Speriamo di raccogliere tantissimi. Visto che posso fare una battuta? Certo, visto che siamo a Genova. C'è della gente che dice che non lo devo dire perché poi si offendono. Ma qui siamo in Albaro, ci sono le palanche. Se non le tirano fuori qua, non le tira fuori da nessuna parte. È vero o no? Hai ragione. Però certo che con quella focaccia lì uno la tira fuori per forza di soldi. Non può farne a meno. Assolutamente. Però siccome io sono goloso de dulce, si mangia anche un po' di dolce? Sì, c'è la focaccia dolce. Meno male. Quella con l'uvetta e pinoli. Il finocchietto che è sempre di Sottovalle. Allora, Monica, posso darti del tuo? Certo, assolutamente. Diamoci del lei, no? Diamoci del voi. Ascoltami, come nasce questa idea qui? Come la fai la focaccia così particolare, allora, un po' strana, un po' secca? Allora, come la faccio non te la posso dire. Ma, tanto non ci sente nessuno. Assolutamente no, perché sennò lo suocero mi ammazza. Lo suocero ti ammazza, non posso... che sarebbe l'ingegnere. Sì, perché questa è la ricetta segreta del suo papà. E non lo dice. Il suo papà era un fornaio, di Albaro, e allora per quello che noi facciamo la focaccia in Albaro per ritornare alla vecchia tradizione. Allora fammi capire, un uomo che non abita in Albaro la focaccia non la mangia, solo devi mettere per forza in Albaro per mangiare questa focaccia qua. No, questa ricordiamo quella che veniva fatta in Albaro, può mangiarla chiunque. È più famosa che dalle altre parti. No, perché quella che faceva lui è quella che faceva il suo papà. Ho capito, pensavo che ci avesse qualche peculiarità. No, la peculiarità è... il prodotto, la materia prima, che ha una provenienza di Sottovalle. Belli ragazzi, scusate, mi è scappato un belli ragazzi, ma ci siamo sta, a Genova, mi è scappato, cosa devo fare? Questa sera ci sta. E quel bel bestione lì è il figlio? Quello lì è la creatura, tua. Sì, mia. Che anche lui è diventato un pastaio. Sì, che anche lui è diventato un mastro pastaio, mastro fornaio. Ingegnere, perché, professore, avvocato, architetto. Studia da ingegnere anche tu. Allora, io ora vado a... questo bel ragazzo qua, allora. Questo è chi è? Giorgio, piacere. Tu sei svizzero? No, non proprio, genovese abbastanza. Sì, ho marchiato. Non sei svizzero? Non sono svizzero, non sono nato in Svizzera. No. Ma non hai perso niente, non ascolta. Non ho perso niente. Tu ti chiami? Giorgio, il nostro amico Giorgio. Tu è perché Mi dica. Dica tutto. Allora, tu anche tu hai imparato dal nonno, dalla mamma, da tutti. Principalmente dal nonno che mi ha, diciamo, trasmesso la passione per la cosa. Ma però non fai di mestiere. No,
perché tu studi per ingegnere, sì, anche esattamente. Anche la fantasia in questa famiglia, tutti ingegneri, professione che riesci, tutti ingegneri. Esatto, assolutamente. Ma cosa, su cosa ti vuoi laureare, tu che ti vuoi specializzare? Ingegnere edile, sì, in ingegneria edile, almeno da seguire un po' le orme del nonno, visto che papà è ingegnere, architetto, seguo le orme del nonno, che poi mi è sempre piaciuta, quindi... Allora, io ti faccio una domanda cattiva, cosa ti piacerebbe costruire, proprio una cosa che c'hai nel cuore? Dimmi un locale dove si suona musica. No, un locale no, io poi io essendo appassionato di macchine mi piace, piacerebbe costruire una fabbrica, una catena di montaggio di un'azienda, sì, una casa automobilistica. Dai! Non sarebbe male. La chiamiamo Zera. Anche? O dai. Si potrebbe chiamare così. Un modo poi lo inventiamo, un nome metti, poi. L'idea, progetto. Assolutamente. La mamma ci mette il grano. Esatto, anche il nonno, facciamo il talent plan insieme. Adesso io mi dileguo perché vi faccio lavorare, almeno non vi rompo più le scatole e andiamo a rompere le scatole a qualcun altro. Vai. Certo, ci vediamo dopo. Dici per... me la fai assaggiare? Vai. Allora in diretta. Piero, in diretta, stiamo assaggiando la focaccia in diretta. Buonissimo. Cipolla, guarda, intanto non mi scandalizzo, che me ne frega. Buonasera ingegnere, posso disturbare? Buonasera, lei è la mamma, lei è la moglie? Io sono la moglie. La mamma della Monica? La mamma della Monica, non sono. E lei è uno di... Scusi se mi tolgo il cappello davanti a lei perché... Allora, davanti a questo signore qua, 60 anni di iscrizione all'albo degli ingegneri, ha costruito più di mezza Genova. Più grossi stabilimenti, ponti, strade, tutto. Stabilimenti poi. La cosa, e la signora sempre accanto. Sempre accanto, purtroppo. Perché mi sosteneva. Giovanissimo purtroppo, però. Io so quanti 90 anni. Io lo so, vabbè, però io lo so perché mi rimetto il cappello. Non ne ha ancora 90 anni. Lo so, ne ha 89. Se ne dà 90 tanto bene. Allora, Piero, scusa, devi riprendere questo signore perché guarda, questo signore... Anche perché sono bello. Ma anche la signora, anche perché, ora io non voglio dire, ma persone della sua età, persone che hanno in mano tutto quello che è stato questa città, probabilmente lei da raccontare ne avrebbe... conosciuto personaggi, tutto. Ha visto Genova fare così e poi purtroppo fare così. Io sono sempre rimasto su. Lei è un ottimista. Sono ottimista perché non ho mai visto fermarsi, non c'è mai stata una fermata, almeno nei miei confronti. Io sono salita adagio, chi va bene, chi va adagio sale e non succede niente. Il discorso è non salire troppo in alto. Non salire troppo in alto, non troppo svelto. Precipitevolissime volumenti, poi si cade, mentre invece se si fanno le cose con calma non si cade. Allora, lei ha avuto questa bellissima... Vieni, non c'è problema. Posso salutare? No, volevo presentare l'altro protagonista della serata. Una alla volta. Una alla volta. Ciao. Lui è Flair bartending. Poco flair. Il bartending, siamo quasi vestiti uguali. Siamo vestiti uguali per bere. Allora lei è l'esperto del bere? Io ho bevuto tanto in vita mia, per sì, cui allora facevo il trasportatore. Sì. Beveva e trasportava. Ma praticamente siamo con due bellissime persone, con la signora qua che non bisogna dimenticarsi, la signora, perché di fronte a un grande... Non dia le spalle alla camera, signora! Non dia le spalle alla camera! Mi dica, ecco, aspettavo la tavola. Ma del noi ci siamo già passati. Perché ci siamo lui già... deve iniziare a impastare le focacce. Ecco, e io è lì che volevo arrivare. Cioè, l'ingegnere è un patito di focacce. Lei lo fa di hobby, mia. Tutto quello che fa sotto valle, lei so tutto di lei, so tutto di lei, che lei è un patito di queste cose. Sì, è bravissimo a fare le focacce. Lei ci mette il mangiare e lei ci mette il dolce. E loro ci mettono i soldi.
Posso perché dire, la cosa importante dire è, che, se, è che se Masera speriamo che mettano no parole, ce ne mettono, ce ne mettono come no. Vogliamo ricordare il suo nome? Emanuele Bassino. Allora lei è esperto in vini, esperto in cocktail, esperto in qualunque cosa. Cocktail, bevo. Mi piace bere e far bere. Quello che va più di moda adesso? Purtroppo lo spritz, ma ce ne sono perché tanti meglio. Ma perché è troppo. Molto, a me piacciono più strong. Son Martini cocktail, tempi, Negroni. Del Bloody Mary, sì, no, poi non si può più guidare, non si può prendere un aperitivo, poi bisogna prendere un taxi, quindi va bene. Faremo qualcosa di leggero. Allora, noi in attesa di assaggiare i suoi cocktail, volevo tornare all'ingegnere perché sinceramente c'è da fare i complimenti. 60 anni di iscrizione all'albo. Ma quanti anni è che lei è nato già ingegnere? È nato ingegnere. Ha ragione. Senta un po', ingegnere, una domanda. Un rammarico nella sua vita, una cosa che avrebbe voluto costruire lei e invece non l'ha costruita. No, non ne ho. Non ne ho perché è stata una partenza in salita. Come mi ha detto prima. Continua a andare così. Non ho mai avuto un attimo di fermare. Lei mai. Non ha un rammarico da dire, però quello là o la fetta, quello là, voi no, mi fa la no, mia. Perché no. Io mi sono fatto delle cose veramente belle. Ma qualcuna, quella che le è rimasta più nel cuore? Ho fatto, progettato gli strutture, 9 chiese, ora saranno 9 chiese, non sono poche. Direi. L'Elsag a Sestri, la Marconi. E la prossima che costruirà? Che cos'è che costruirà? E adesso in questo momento. Non mi dirà mica che si è ritirato. No. Abbiamo esiste. Un altro stabilimento. In piedi, però non si può dire. Siamo un po' Allora, ingegnere, ora io la lascio quettare, così lei va a creare le sue focacce, che noi chiaramente ci mangeremo appena possibile. Vedo che la signora la sta. Rimanga bene, ma rimane. Cioè, ha costruito mezza Genova, vuol dire che mi cade sulla focaccia. Sciaga ha ragione. Lei, ingegnere. Lei ci fa, se le fa in grattacielo. A Serravalle c'è un grattacielo che l'ho fatto io. E ci fa se le fa in grattacielo, che è una figata. Allora, buon lavoro, ci vediamo dopo. Grazie, ingegnere. Allora, lei trasporta io non trasporto, non ho mai trasportato niente, sono i miei familiari in macchina. No, pensavo che appunto, lei mi diceva che ho trasportato, sono stato nel mondo degli alcolici. Come si sta nel mondo degli alcolici? Si stava bene, purtroppo non ci sono più da un po' di anni. Come? Ma perché i casi della vita ti portano a un certo punto a fare delle scelte. Mi sembra che ha fatto una scelta buona, no? Sì, ma poi è rimasta la passione. Allora la passione la mettiamo in onda questa sera, la mettiamo in mostra questa sera. Ci proviamo, non sono un professionista. Però scusi, col suo passato, le persone che ci sono qua e la voglia. La voglia è quella di aiutare una buona causa. Certo, poi certo. Tutto il resto. Non dimentichiamoci che avranno pazienza i nostri avventori di questa sera. Non dimentichiamoci che questa serata è nata in favore dei terremotati di Norcia. L'idea è stata della pasticceria svizzera, dello studio Canepa e anche Mandetto. Ci sono un bel po' di sponsor che hanno donato Poi magari dei premi per l'asta che verrà fatta benefica. Dell'asta non ne sapevo niente. C'è un'asta benefica con 2 maglie del Genoa, 2 maglie della Sampdoria, una maglia dell'Entella. Dissocio un attimo perché sono sampdoriano. Comunque ce n'è 2 anche della Sampdoria. E una dell'Entella, di Caputo. Sola. Eh sì, vabbè, sono ancora in serie. No, poveretti, ancora grazie che l'hanno fatto. Certo, ci mancherebbe. Poi ci sono delle bottiglie di gin e vodka offerte, dei magnum fatti in maniera biologica nell'entroterra genovese. Poi ci sono dei premi messi a disposizione dalla barberia, poi ci sono tante belle sorprese che speriamo raccolgano un po' di fondi. Ascolti, una domanda da curioso: quando uno legge vino biologico, spumante biologico, cosa vuol dire biologico? Magari non si tratta di questo. È la produzione dei vini che viene fatta senza la coltivazione delle vigne, delle viti, senza prodotti chimici, senza quindi diciamo in maniera del tutto naturale, in maniera più naturale possibile. Giovanna, ecco. Giovanna. Ci prende in giro o prende in giro me, prende in giro me? Perché non mi vede in queste e invece guardi, in queste vesti. È bravissimo, ci sta spiegando. Non è proprio il mio habitat naturale. Sta davanti alle telecamere?
anche. No, ma se la sta cavando benissimo. Certo, io preferisco assaggiare i suoi cocktail, comunque vedremo, ci vedremo. Però io non le rubo più di tanto, perché poi va a finire che parlando tanto lavora poco e sì, noi dobbiamo bere questa sera. Mi si secca la gola, poi mi tocca bere. Ha allora, ragione. Grazie e ci vediamo dopo. Grazie. C'è ancora delle, ci sono ancora delle persone che credono nel volontariato. Sì, è buona, eh? Io non ho mangiato, solo un pezzettino di focaccia di là perché non mi voglio riempire, anche perché voglio assaggiare uno di quei bellissimi. Cos'è? No! No! Siamo veramente. Queste cose qua succedono. Applauso! Bravo! Se lo merita. Ma ci vuol dire che cos'è sta? È uno spritz. Quello lo so, però con l'altro lì. E questo è il segreto. Polverina magica. Adesso allora lo buttiamo dentro il microfono. Ah, lo mettiamo dove volessi. Se io ho fatto il punto nella mia carriera, ma non è la prima volta. Non ci Fagiolino ti chiami? No, ti chiami. Ah, no, lo diciamo in diretta. Lui si chiama Fagiolino, come era? Ha mangiato tanto, ma concimato. Complimenti, sei fichissimo, guarda, veramente. Tu ti chiami Fagiolino? Andrea. Cioè, non è che tua madre ci tiro il collo, lo si parla con la bocca piena, eh? Giusto. Te posso dire, fagli un po' alla mamma, mamma, perché è lì, quando rompono, no, vero? No. No. Che mamma è? Brava. Di buone orecchie. Bravissima. Davvero? Brava, dice che sei brava. Certo che se ti chiama Fagiolino in diretta, ce l'ha visto in mezzo mondo, ti vede. Capisci a scuola le tue amiche, guarda, ti chiama Fagiolino. No, lui guarda, è uno tosto, la nonna. Dove la nonna? No, vieni, non c'è problema. Vuoi parlare con la sua figlia? Gliel'hai detto la Rosanna. Gliel'hai detta la Rosanna? E certo che gliel'ho detto. Gliel'ha detto, sì signora. Stia tranquilla che arriva la Rosanna. Lui è Fagiolino, ma così perché si ride, ma se lui è tosto, un casino, sta ragazza. Ti chiami? Andrea. Benino. C-Club. Tennis, pescatore. Con la canna no, Con la canna? Sì. Ma pensavo subacqueo. Anche, ho il brevetto da sub. Ma le prendi, pesce o no? No. Trote. Moto, niente, rock? No. Macchine. Piace rock? No. Sì? No, il rock no. Ah, non ti piace il rock? Piero, non gli piace il rock. Vabbè, pazienza, dai, vabbè, ci sta tutto. Comunque niente, mangi la focaccia, tranquillo. Quanti anni hai? 15. Un esvelo. Ci avrà tempo. Lo può bere? Non lo può bere? No, c'è problema. 1, 2, 3, 4. Buon anno. Ma gliela facciamo bere a Fagiolino o no? No. Ora a te, tutta la sera ti rompo con Fagiolino. Lui non vantare, lo chiamerò Fagiolini. Sì, come mia madre che alla mia età mi continua a dire: oh, piccino da casa, c'ho più anni che la tua. Ma faccia pure lo sprizzo, Si chiama spritz per questo. Basta che non sporchi Piero, che poi ci abbiamo Miss Italia. Posso dirlo? Non lo possiamo dire. Allora, una alla signora. Aspetto sempre, aspettiamo da lungo che l'acqua è lì, il limone, l'arancio. Cos'è, arancio? Arancio. Naturalmente sono aranci agrumi di Sicilia. Tutti agrumi di Sicilia. Di Norcia, tutto di Norcia. Tutto di Norcia. Viva sempre. Che poi oggi non è anche la giornata mondiale della violenza sulle donne. Non dimentichiamoci che oggi, 25 novembre, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Naturalmente stamattina ne hanno ammazzato già un'altra e via, vabbè. Sì. 5.
a te, allo studio Canepa, a Norcia, a tutti voi, all'architetta, all'ingegnere, alla mamma, al cugino e al nostro mitico Fagiolino, che ora se n'è andato perché non abbiamo detto, vieni proprio a me Fagiolino stasera. Dove andiamo, architetto? Andiamo a sederci un po' lì? Ci leviamo un po' dalla pazza folla, ci riposiamo 5 minuti? Mi segua, mi segua. Certo. Mi sta suggerendo. In diretta, ti hanno visto tutti. Sera. Allora, ci sediamo 5 minuti, ci riposiamo un attimo e parliamo un po' di cose serie. Però lei non venga, lei stia fuori. Allora, ci si riposiamo 5 minuti, ci togliamo la bombetta, tanto ci riposiamo un attimino. Io mi metto qua. Oh, dove fa? Cosa fa? Ah, pensavo me la regalasse già a me. Pronti? Qui passano i sacchetti. Oh, un po' di riposo, Tant'era, c'è sempre qua, ha paura. Sono sempre in mezzo ai piedi. Sempre, eh. Beh, ci deve essere anche lei. No, è perché c'avevo anche il... Con la bombetta. Però, scusa, è proprio di bomba. Originale. Una bombetta d'amici questa qua. Allora, architetto Maurizio, lei è un esperto di che cosa? Di urbanistica, di stabilimenti, di strade, di che cosa? Stabilimenti, mediamente progettiamo grossi... Sappiamo che lei c'ha altre volte. Non so quale sia, me lo dica lei. Cos'è? Inaugurato? Ma come, sono del mondo? No, perché me le sono dimenticate. Ci sono state con Gabriele, molto bello. Bello quello lì, quello è molto bello. Tutto quello che vuole. Perché si può andare solo su con la e giù non viene? Con le scale mobili? Perché bisogna prendere al senso contrario per scendere. Il problema è tutto quello. Ce n'è una che sale e una quando si sopra che scende. È questione di prendere il verso giusto, poi. Basta prendere il verso giusto e poi si scende anche. Ma sai che non c'è da rifare. Quindi è una cosa difficilissima. Ma per quello che sono sparatore di scienziati. Comunque, studio Canepa, sì. Grande studio, abbiamo parlato prima con lo zio di Comeni. No, il papà. Il papà, abbiamo fatto una cagata. No, il papà. Il 89 anni, 60 anni di iscrizione all'albo. Sì. Avete costruito tutta la città? No, per carità di Dio, però tutta la città. Tante cose le abbiamo fatte e adesso siamo ridotti a fare la focaccia, vedi? No, ecco, adesso mi viene già un dolore qua perché siamo ridotti a fare la focaccia, adesso cercheremo di vendere lei focaccia. Lei sarà contento di quello che sente qui? Certo. Perché lei è genovano? No, io sono sandoriano. Scusa, scusi, posso dare la mano? Certo. Difatti a me mi era venuto un dolore qua perché ho sentito quello. Sempre stato sandoriano. No. In casa eravamo in due, io e la mamma sandoriani, papà e la Monica, che è quella lì è mia sorella, genuana. Però ci sta anche l'ora. Ma sì. Non li ammazziamo, li teniamo. No, anche perché finché fa la focaccia bisogna tenerlo bene. Ora, a parte gli scherzi, abbiamo scherzato, però lo studio Canepa veramente è... Cosa posso dire? È un fiore all'occhiello di questa città. Ma è nato con papà, lui ha fatto di tutto e di più a Genova, nato come strutturista, poi trasformato in architetto, da architetto a strutturista, lui ha sempre coniugato le due materie in maniera molto bella, molto significativa. Poi sono arrivato io, sto cercando di andare avanti nella tradizione di famiglia, insieme c'era anche mio cugino ingegnere, poi lui ha due figli dei quali una fa architettura, io ho un figlio che invece fa ingegneria, quindi cerchiamo, è quello che era nelle focacce, bravissimo, e quindi cerchiamo di portare avanti la tradizione, il mestiere di famiglia. Però adesso ora chiaramente stiamo ridendo, tra virgolette, perché purtroppo l'evento di stasera è organizzato per i terremotati di Norcia, di conseguenza c'è poco da ridere, anche perché noi siamo qui fortunatamente che... E loro invece sono là. E loro sono là e sfortunatamente se la stanno passando molto male. Meno male che ancora abbiamo in questo paese che sta andando come sta andando, abbiamo ancora della gente che voglia rifare queste cose, di organizzare queste belle manifestazioni per chi sta.
sta meno bene di noi. Però io volevo farle una domanda un po' così. Il papà è un ottimista, lo abbiamo sentito prima, è un entusiasta, nonostante l'età è entusiasta. Di tutto quello che fa. Invece purtroppo vedo che la città sta andando sempre più giù. Io infatti a lui ho chiesto, ma lei ha costruito la città quando era in ascesa, ora invece è in discesa. Allora, ai suoi tempi era tutto molto più facile, perché c'era non meno legislazione da seguire, però c'erano meno procedure, era tutto più semplice perché c'erano gli imprenditori innanzitutto, c'era la gente che aveva voglia di fare, c'era la gente che non si spaventava della pubblica amministrazione, che non si spaventava dei tempi, dei costi, cioè andavano e la cosa funzionava. Oggi tra il poco entusiasmo della classe imprenditoriale, perché tutti quelli che fanno questo mestiere, o meglio, che operano l'edilizia, se possono, piantano lì o scappano. Le procedure urbanistiche sono sempre più complicate, sempre più incasinate, sempre e i tempi che non consentono. Ormai l'edilizia residenziale direi che è praticamente vicina allo zero. Quella industriale a Genova è a zero. C'è un po' di edilizia commerciale, cioè i grossi gruppi che vogliono arrivare, che vogliono scendere. Maison du Monde. Maison du Monde, francesi, ci sono tanti gruppi stranieri che vorrebbero venire a Genova, ma che hanno il terrore di investire sul territorio genovese, ligure esteso, ma genovese, perché non sanno quando incominciano, ma non sanno mai quando finiscono. E allora queste persone ti dicono: noi che dobbiamo investire dei denari e li possiamo investire subito, non possiamo aspettare tempi, procedure, cose. Dobbiamo accelerare i processi. E purtroppo io capisco che anche la parte, diciamo, amministrativa, cioè chi ci amministra, sia condizionata da leggi, cavilli, cavellini e quant'altro, non possa schioccare le dita e dirti ok, parti, poi qualcosa, perché anche loro sono ingarbugliati nella normativa come lo siamo noi. Però se ogni tanto lasciassero un po' più andare le cose, nel senso fossero più imprenditori e meno politici, e forse le cose secondo me potrebbero andare un pochino meglio, perché a Genova io sono un campanilista convinto, genovese campanilista convinto. Genova non solo è bellissima, perché per me è una città meravigliosa, ma ha una potenzialità che chi non la conosce non se la immagina nemmeno. Mica sedere, Piero, che sei stanco. Io volevo farle una domanda un po' così. Io recentemente ho intervistato Gino Paoli. Gino Paoli diceva, io gli ho chiesto come si fa a fare in modo che Genova, invece di fare così, faccia così. Due cose ha detto Gino Paoli, vediamo se lei la pensa come lui. Evitare di continuare a dire manimà ed evitare di dire le scie minù, perché? Sì, perché innanzitutto il genovese, il manimà. Ma rimane uccide, ma rimane caso, ma rimane fasumà. Come mi sciumare, non faccio niente. Ecco, e sto fermo immobile perché casomai mi successe qualcosa, almeno non mi sono fatto niente. E quello lì è un po' dell'indole del genovese. E poi un pochino perché a lui sì e perché a me no, purtroppo. Sei più bravo, è anche giusto che meriti di più, no? Però noi non sì, l'accettiamo. Sì, però noi no. Giovanissimo, va bene, poi siamo, mani, ma su male. Poi siamo a Genova. Genova è una repubblica, perché Genova non è, Genova è una repubblica. E io dico spesso a tanti clienti che arrivano da fuori, da Milano, da Torino, che vengono giù, dico occhio ragazzi, perché le normative sono nazionali, ma Genova è repubblica. È così. Noi viviamo in una repubblica, che è bella, forse anche perché è così. Bisognerebbe dargli una spinta. Grazie più di tanto, ma volevo farle una domanda così la gente che ci segue cerca di capire, di intuire. Secondo lei una ricetta per fare in modo che, come dico sempre io, invece di continuare a fare così, si cominci un po' a fare così? Iniezioni di coraggio. Iniezioni di coraggio, fare in modo chi ha la possibilità, la voglia e il tempo di investire, lo faccia. Non che tutto è un problema, perché manaman uceve, manaman uvigin unedige, manaman colulao se incazza. No,
arriva uno e ti dice io sono pronto, devo fare, devo impiantare una struttura, devo mettere in piedi un impianto produttivo, devo fare qualunque cosa uno venga e decida di fare a Genova, che gliela lasciano fare. Forse perché questa ce la metto io e tanto il mio amico Piero non mi spara di sicuro. Forse perché non ci sono più i personaggi di una volta, i Costa, i Lorighetti, i Giamba Parodi. Ma non quando è c'era quella gente lì era diversa. Ma non è che manchino, perché ci sono, è che stanno nascosti, non vengono fuori, un po' perché magari non gli fa piacere mostrarsi, e un po' perché dicono, Belin, stiamo poi a vedere cosa succede, mani manco ceve. Sì, cioè, capito, ma se continuiamo a dire mani manco, li mettiamo in ho capito, ma l'iniezione di fiducia deve arrivare anche dalla parte pubblica. Ragazzi, ci vuole anche la parte pubblica, deve invogliare le persone. Invogliare una parola brutta, ma incentivarle nei modi in cui può, no? Agevolando, velocizzando le cose. E dire, dai, venite ragazzi, che facciamo? Invece c'è sempre una sorta di diffidenza. E beh, ma perché quello lì è venuto e mi ha chiesto proprio così e non me l'ha chiesto in un altro modo, allora fuori. La gente si stufa, e questo qua è matematica. Certo. E poi prendono i denari e li vanno ad investire, non tanto distante da qua, perché non vanno tanto distante, stanno nella cintura, dove però hanno tempi certi, sicuri di partire e di arrivare. Noi quello che dobbiamo dare a questa classe imprenditoriale, quella che è rimasta, è quella certezza lì. Quella che è rimasta, perché oramai ce ne sono più poche. Quella che è rimasta, allora, a Genova di persone, di imprese che hanno delle disponibilità, ce ne sono tante. È che quando vedono che tutto va giù, anche loro dicono, vedi, perché proprio io mi devo esporre? Secondo me, se ce ne fosse una che riparte, se ne tira dietro una montagna. Allora, architetto, siamo qua che ci sta guardando. Allora, l'imprenditore, avete sentito l'architetto Canepa, dello studio Canepa, che ha costruito mezza Genova, speriamo che costruisca la Genova del futuro. Sarebbe bello. Cerchiamo di darci una mano, di venire fuori, quelli che hanno la possibilità lo facciano. Quelli che hanno la possibilità lo facciano. Grazie molto. Grazie a lei. Someone to love me right, to be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand to be very. Avete mai visto un ingegnere che mangia come noi? L'ingegnere, ingegnere mangia come noi, lei, come le persone normali. Ma e beve come le persone normali. Non ho mai toccato un ingegnere in vita mia. Hai toccato papà prima, l'ingegner Canepa. È vero, ho toccato prima papà. Però lui si chiama Giovanni Canepa come l'ingegner Giovanni Canepa. Ha lo stesso nome. Alla giunta del Gabriele. Bella eredità. È solo l'età che ci frega. Bella eredità. Se no potrei dire che è lui che ha copiato da me. Suo papà, guardi che mio zio. Siete talmente tanti qua che no. Fra voi guarda, io di Canepa Giovanni. Sono mica di casa. 15. Prego, scusi. Scusi. Forza. Gemma, non si dice. Mi sento di casa anch'io tra un po'. Posso chiamarmi Carlo Barbero Canepa, perché a questo punto sono tutti Canepa. Giovanni. Dello studio Canepa Sociale. Se voi avete bisogno di uno che fa il portiere, che dice su Bacca, ci sarebbe l'avvocato Barratti, te lo ricordi? Ci sarebbe l'avvocato Barratti, fallo entrare, se lo ricordo. Io ti faccio fare un'intervistina. Ma ci diamo del tuo del lei, cioè noi non ci siamo conosciuti stasera, mi dà del tu, del lei, del voi, del noi, perché, del. Perché la sua simpatia. La mia simpatia mi porta a darle del tu. Ma sono solo simpatico, sono molto serio. Lei è molto bello, questa io la invidio. Io penso che lei sia l'invidia di chi? Di tutti di gli Piero, uomini. Non glielo dica, di Piero, no, che poi già è genovano e c'ha una sfiga addosso che non te lo dico. Perché più. Ha questo ricciolo, tipo Napo Orso Capo. Ha sentito Geno è tornato. Mi vuole invitare a cena? No, certo. Se pago, piacere. Se non pago, non ti pago, non ti interessa, non ti pago. Scusa, sì, si mangia anche molto bene. Lo so, ma certo, ma io lo conosco, sa. Io non sono ricco abbastanza per. Ma che ricco. Facciamo una cosa, signor Vivarelli. Chiamo Gianni, lui mangia seduto, io magari mi mangio in un angolino seduto per terra, così spendo meno. Tanto sei mio ospite, parola. Grazie. Parola di Genuano, che vale. Aia. Allora. Quando viene? Non si sa. Quando avremo l'ordine? Allora, ingegnere, lei è esperto di ponti.
ponti, io case, le faccio una domanda subito cattiva: come ha fatto a cadere quel ponte là? L'ha fatto male? No, cadono perché tutte le cose, e la forza di gravità tira verso il basso. Ho capito, ma quando c'è una macchina sotto che ci lascia la pelle, però anche mica tanto. Ah, ma quello là dice. È la forza di gravità che tira verso il basso. Tipo... Non l'ho fatto io quello. Lo so, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo scherzato chiaramente, perché purtroppo ci ha lasciato la pelle una persona. Però, qui, ponti. Ma guardi, io ultimamente un po' ne ho fatti. Sì, dove? L'ultimo? L'ultimo, quello di Recco. A Recco c'erano quattro ponti, due li ho fatti io. E gli altri due? E gli altri due c'erano già prima. Li ho fatti scappare. Io vi lascio. Grazie signora. Ma c'è ancora qualche cosa venga, da fare? Venga, ingegnere, che ci sediamo un attimino, che ci riposiamo un attimo. Allora, abbiamo intervistato tutta la famiglia Canepa, perché non dimentichiamoci che lo studio Canepa dell'ingegner Giovanni Canepa, che si sta divertendo, impastando, è una persona... Come da tradizione di famiglia. È una persona, 89 anni, ragazzi, ha una voglia di fare, una voglia, sembra di parlare con un ragazzino. Lui ha detto che è entusiasta di tutto, lui non vede Genova in calo, la vede sempre bene lui. Beato lui. Noi trafichiamo appunto, un da sé che ne è. Però 60 anni di iscrizione. 60 anni di iscrizione, senatore storico dell'Ordine degli Ingegneri, uno dei pochi rimasti ancora in attività. Anche perché 89-90 anni. Qualcuno c'è, ma perlomeno in attività come lui e con la mole di lavoro che riesce ancora a gestire adesso, insomma, tanto di cappello, vorrei arrivarci io, non certo. So. Certo, no, a parte ora abbiamo scherzato chiaramente, perché a me piace sempre scherzare, però ogni tanto dirà anche qualcosa di serio. Oggi uno studio come il vostro, che è uno studio strutturato, tanti anni di sulle spalle, esperienza, prestigio, però è difficile tirare avanti, perché oggi Genova, come parlavamo con forse con suo cugino Maurizio, sì, architetto. Non è che ci sia poi più tante cose da fare, perché siamo un po' tutti fermi, abbiamo paura di investire, di uscire alla scoperta. Sì, il momento, diciamo, la congiuntura, come si dice, è un po' sullo stabile, sullo statico. Noi forse saremo delle mosche bianche, un po' per tradizione o cosa, riusciamo ad avere ancora i nostri spazi, avere i nostri settori che più o meno poi trainano quasi tutti. Diciamo che non c'è solo l'edilizia o residenziale piuttosto che quella a vocazione industriale, ora ci siamo buttati anche un po' sul commerciale, sugli spazi, diciamo i centri commerciali eccetera, sulle infrastrutture, facciamo giusto ponti, strade, la strada di Pra, nuova viabilità di Pra, dico i ponti, recentemente abbiamo fatto quello, abbiamo contribuito con la provincia alla realizzazione di quello nuovo sul Sardorella, la variante di Casarza, che c'è un viadotto di 18 campate, se ricordo bene, insomma, fabbricati, mio zio adesso, la crisi in quel settore c'è, ma ai tempi quando funzionava di più aveva fatto 18 chiese, interi quartieri residenziali, abbiamo fatto tutta Villa Gavotti, tutto il centro nuovo che c'è dietro la stazione di Cogoleto, un grosso insediamento ricostruttivo di giù a Spotorno, quindi sul residenziale andiamo, sull'industria praticamente tutta Genova è nostra, strade ne abbiamo fatte, cosa vuole che le dica? No, io le volevo fare una domanda come ho fatto a suo cugino, ah no, veramente l'ho fatta non a suo cugino. Al boss, Ubaccan. Se lui è Ubaccan, come diceva il giro, come diceva Gori, Ubaccan. Se ha un rammarico, lui ha detto: no, io non ne ho rammarichi. Cioè, io qualche cosa che avrebbe voluto fare invece non l'ha fatta. Invece lei ha qualcosa che avrebbe voluto fare e non l'ha fatta. Che l'ha fatta un altro, cui arrivò prima? No, se è arrivato prima di lui, complimenti, beato, ha corso più di me, vuol dire che è stato più bravo di me. Vorrei costruire lo stadio nuovo. Magari sarebbe bello, che sono quei sogni che vabbè uno ce li ha nel cassetto, ce ne sono tanti, io mi accontento di quello che ho e cerco di farlo incrociando le dita, spero bene, poi non sono io a dovermi giudicare, spero che gli altri... Un sogno nel cassetto non ce l'ha? No, credo di aver già fatto tanto, cioè non è che mi accontenti, ma sono contento di come sono, di quello che sto facendo, diciamo. Sogno nel cassetto, facciamo uno stadio nuovo. Beh, prima cosa che è venuta in mente. Cioè fossimo in piena pianura padana, dove c'è lo spazio da riempire, qui c'è manco lo spazio, bisognerebbe trovare il modo di demolire quello che c'è, però purtroppo c'è anche una storia anche quello, quindi... Non so, è un settore quello che... Lei si accontenta, è contento di quello che ha fatto.
Tutto sommato sì, se ci viene qualcosa di più grosso lo facciamo, perché no, in testa ce le ho delle cose, ma non sono qui a dirle. Però c'è la politica di mezzo. Quindi no, esatto, non posso, sbilanciarmi. Tanto sono momenti questi che meno no, sono esatto, andiamo, lui ride perché lui le sale, andiamo, del diavolo. Andiamo su argomenti e settori un po' delicati. Sì, no, boh, che ne so, sarà meglio fermarsi. Però io una domanda gliela devo fare proprio da cittadino. Da quello che io quando posso va provare per strada, a rispondere da cittadino, sì, dipende da quello come che vuole. Va per strada, che dice ma guarda che scempio. Ora, tutte le volte che io passo da Corso Aurelio Saffi, che mi cade l'occhio sulla destra, che vedo quello scempio del Palasport e del quartiere fieristico, mi viene da piangere. Ma com'è stato possibile lasciarlo andare così, che quando passi di lì ti piange il cuore? Allora, le cose finché vivono, che c'è qualche attività che le tiene in vita dentro, vivono. Un fabbricato chiuso è destinato col tempo. Ma perché non lo usano? Ma quello lì non è un problema di chi. Parliamo tra cittadini. Tra cittadini, amministratori. Posso dire, sono scelte, non so se politiche, gestionali o cosa. Cioè, ci siamo fatti scappare l'Euroflora, ci siamo fatti scappare pian piano, ci scapperà il Salone. Quando ero piccolino io c'era un sacco di manifestazioni, c'era il Bibe, c'era di tutto e di più. Ora la Fiera Primavera è diventata una dependance delle fiere rionali. Magari c'è qualcuno che poi mi spara per quello che dico, però io la vedo così da buon personaggio della strada. Se si trovasse il modo di tirare qualche attività che lo tiene in vita, ben venga, ci mancherebbe altro. La casa vuota è destinata a andare a dirua, come si dice. Io le faccio tanti auguri e le auguro di costruire tante strade, tanti ponti, tanto tutto grazie. Quello che c'è da costruire, sperando che poi... Le lascio un parcheggio semmai. Oggi è la cosa più importante. È la cosa più importante. Io la ringrazio, grazie di aver partecipato anche lei a questo bellissimo evento per i terremotati di Norcia. Grazie. E andiamo ad assaggiare qualche cosa. È ora. Ma avete interrotto prima, adesso ricomincio. La ringrazio. Grazie. Ha messo a disposizione la sua maglia firmata da tutta la squadra del Genoa. Sandoriani, andatevene pure da una parte, però ce n'è anche per voi dopo. Allora, base di partenza, questa maglia nei negozi costa 75 euro. Vediamo quanto possono valere le firme dei genovani. Io sono genovano. 100! 100 la bella signora qui. 100? 110! 110 meraviglioso! 120 è chiuso! 120! Allora, pasticceria svizzera, abbiamo sentito un pochettino i commenti, bell'evento, tanta gente, siamo in Albaro, siamo con Alex Amir Feitz. Bellissimo nome, io devo fare i complimenti solo per il nome. Lei è quello che ha avuto l'idea. Noi siamo sì promotori di questa iniziativa, che è stata resa possibile grazie al contributo di due nostri grandi amici, che sono l'ingegner Canepa e il dottor Emanuele Bassino, che sono due professionisti, uno un ingegnere, l'altro un esperto di comunicazione, che per una sera hanno dedicato, hanno tolto la loro attività principale e hanno organizzato questa serata assieme a noi, che sarà interamente devoluta per i terremotati di Norcia. Però se non mi sbaglio si occupa di qualcos'altro. Sì, noi ci occupiamo di progettazione, di costruzione, di restauro, la nostra azienda è un po' su tutto il territorio, però abbiamo una passione per le cose buone, le cose italiane, quindi sia la pasticceria svizzera che anche attività legate al lifestyle con una barberia e un'attività di abbigliamento. Ascolti, chiaramente prima intervistavamo l'architetto Canepa, si parlava di Genova com'era, com'è, si parlava dello studio Canepa che praticamente ha costruito tutta la città negli anni che Genova, diciamo la verità, contava un po' di più di quello che può contare adesso. La ricetta secondo l'architetto sarebbe quella che quelli che possono dovrebbero uscire allo scoperto e investire, a patto che chi ci comanda, chi ci governa ci dia una mano. La sua? Io penso che sia un po' responsabilità di tutti, nel senso che la città ha espresso grandi potenzialità negli anni, ancora oggi esprime delle potenzialità che però vanno più verso l'esterno, vanno più verso Milano, vanno più verso Roma, vanno più chi può anche verso fuori Italia e fuori mondo, però le capacità ci sono, quindi probabilmente qui è un territorio più difficile. Quindi capisco chi va fuori perché trova sicuramente una facilità di lavoro più semplice,
Però bisogna pensare anche ai nostri figli e quindi bisogna con difficoltà rimboccarsi le maniche e andare avanti. Però secondo, ora non vorrei toccare un brutto argomento, perché quando si parla di politica poi viene sempre, specialmente di questi giorni, meno se ne parla meglio è, però magari una certa responsabilità dei politici c'è. La responsabilità è di tutti, nel senso che la politica è espressione della gente, nel senso che la politica viene votata, non è che è lì per caso, quindi la responsabilità è un po' di tutti, forse noi tutti siamo fatti così, bisogna che cambiamo, io non mi piace darle colpa agli altri, io penso che sia responsabilità di ognuno di noi cercare di migliorare. Noi penso che il nostro contributo l'abbiamo fatto, siamo nati una decina di anni fa, oggi contiamo circa 130 addetti sul territorio e quindi insomma se uno si rimbocca le mani ce la può fare, ecco. Non è facile, ma ce la può fare. Allora, prima cosa che lei farebbe un domani che si potesse girare il pagina? Ma sulla città ci sono tante cose, ad esempio oggi il turismo funziona, la tecnologia ovviamente non è più quella di 10 anni fa, però oggi è più una tecnologia vera, non fatta di finanza, ma fatta di persone che lavorano. Se voi fate un giro all'IT, questo istituto italiano di tecnologia che è un centro di eccellenza a livello mondiale, vi rendete conto che c'è gente che lavora, che pensa, che organizza, che fa della scienza una ricerca continua, quindi quello è l'esempio, cioè gente che si rimbocca le mani e lavora e non si lamenta. Allora forse non è proprio del vero il famoso detto che i cervelli poi vanno all'estero, qualcuno si ferma pure qua? I cervelli vanno all'estero tanto perché ci sono dei cervelli e quindi il materiale e che sono italiani, quindi vuol dire che il materiale umano c'è, se altri paesi, altre città hanno avuto l'abilità e la capacità di attrarli, vuol dire che qualcuno deve avere la stessa capacità di tenerli. Ci vogliono infrastrutture, oggi noi lavoriamo a Milano e a Roma ed è impossibile muoverci, cioè dobbiamo pigliare macchine, treni, la logistica è una delle cose che ci penalizza di più. Non si può andare a Roma e impazzire per una settimana per cercare un biglietto aereo. Deve essere Milano non ha questi problemi, Milano ha un treno ogni ora, un aereo ogni ora, è un'altra città, ma noi dobbiamo ambire a diventare almeno come Milano. Milano è un'altra vita, cioè siamo a un'ora e un quarto di distanza da Genova, ma noi possiamo avere le stesse capacità se vogliamo. Allora praticamente qui siamo un po' rimasti un po' indietro, cioè forse la logistica qui non è mai stata presa molto in considerazione. No, noi siamo rimasti indietro perché c'era un benessere troppo alto, nel senso che la Liguria si è sempre avuto come prima industria l'immobiliare, quindi prima casa, seconda casa, terza casa, quindi sulla parte immobiliare si è adagiato perché creava un volano di ricchezza per tutti che ci ha reso fermi su altre capacità, mentre in altre Milano era bravo sull'immobiliare, ma era bravo sull'industria, era capace sul turismo, era capace in tanti settori. Noi non possiamo rimanere fermi su un'unica cosa, cioè oggi non è che possiamo muoverci solo sul turismo, il turismo è importante e va valorizzato, ma va valorizzato l'industria, va valorizzata la fabbrica, va valorizzato le imprese di consulenza. Noi siamo rimasti una città che ha forse più avvocati per numero di persone che in tutt'altra parte d'Italia. Non è possibile, nel senso che si alimentano cause molto probabilmente che forse non servirebbero neanche, e quindi bisogna che le attività crescano un po' su tutti i settori. Allora, lei la ricetta l'ha fatta, come abbiamo detto con l'architetto, speriamo che chi ci deve ascoltare ci ascolti, ringraziamo l'ingegnere Alex, ingegnere? Architetto, siamo proprio in un mare di architetti. Mare di architetti, e sarà un disastro. No, per carità, grazie. Bene. Life could be so nice if one day I'm fine. Someone to look into me, someone to see to me, someone to take me out in this heart. Bravo!
vede, io non ho neanche parlato, non ho detto niente, ho aspettato che tu tagliassi le cipolle in un modo super veloce. Posso, scusa, l'ho scappato, una domanda solo. Hai fatto la scuola o è una cosa naturale? È naturale. Ti viene così? Sì. Dito non l'hai mai affettato? Mai. Mai, anche perché così. Complimenti. Devo fare veramente eccezionale. Genoa merda! E siamo andati a merda. Bravo, siamo a posto, ora siamo pari, 1-1. Allora, siamo qui alla pasticceria svizzera dove ci sarà, anzi, cioè, si sta, veramente posso dire si sta perché c'è una marea di gente, si sta evolvendo un bel evento a favore dei terremotati di Norcia, siamo col signor Gianni, le do anche del signore nonostante grazie, che genovane mi ha fatto una pernacchia per... sulla Sampdoria. No, ma io sono... Ma noi siamo superiori. Sono sportivo, io sono sportivissimo, assolutamente. Tracket. Infatti senti, nella mia ristorante ci sono, niente, ci sono tutte e due le maglie Genoa e Sampdoria. Non ci credo manco se lo vedo. Genoa è in ingresso, la Sampdoria è in bagno. Oh, già immaginavo, io pensavo che io lavoro con uno che tutte le volte che faccio un'intervista gli suona il telefono e c'ha l'ino del Genoa. Genoa, Genoa, mi viene tutte le volte, mi viene la diarrea, mi viene, scusate. Il signore che ci sta riprendendo è un grandissimo. Perché altro è un grandissimo nei cappelli. Pa! No, a parte gli scherzi. Perché lui c'ha la parrucca. Certo, no, sono i miei. Naturalmente stiamo scherzando, a parte certo, tutto ci vogliamo bene tutti, certo, insomma, l'importante è essere sportivi, due volte l'anno non ci vogliamo tanto va bene, bene ma non per la violenza, per lo sfottò, per l'intelligenza, certo, delle persone. Però mi hanno detto che lei ha offerto una cena per due persone, ci mancherebbe altro, questo è un piacere, abbiamo contribuito anche con del denaro che vi ha messo nella cassetta, ma non perché devo raccontarlo, perché avete fatto una cosa stupenda, veramente bravi, 10 da applauso, veramente, complimenti a tutti. Però il suo ristorante come si chiama? Vivarelli. È di fronte qua. Di fronte qua alla Svizzera. Via il bar, la pasticceria. E abbiamo aperto martedì l'altro Vivarelli in centro, via Sarotti. Specialità, la sua? Pesce freschissimo, carne di tutta piemontese, periodo di tartufi, siamo a disposizione del cliente, stiamo dietro a tutti i clienti, non ce ne facciamo scappare uno. Assolutamente no. Assolutamente. Approfitto per salutare i miei amici carissimi, posso? Non salutare quali? È lì, la telecamera, i miei amici carissimi sampdoriani, che sono non i miei amici credo, di Box 86, Carlo e Luca, che sono due persone per me, due fratelli, che adoro, e tutti gli amici genuani e sampdoriani, chiaro. Noi siamo sportivi e simpatici, giusto? Quando è che siete aperti? Sempre? Sempre, qui escluso lunedì siamo chiusi. Invece in centro chiudiamo la domenica. Da telefonare meglio. Sì, esatto, telefonare meglio, grazie, perché i locali ma non sono... Ma guarda, roviniamoci Piero, roviniamoci. Diamo anche il numero di telefono, ma così la gente se lo scrive. 339-26-75-709. Direttamente parlate con me. Da Vivarelli in Albaro. Da Vivarelli in Albaro. Grazie di tutto, grazie, grazie, auguri. Auguri anche per il ritorno. E anche al Genoa. Anche al Sampdoria. Madonna, vedo la luce rosa, poi mi emoziono, cioè a parte che non mi emoziono perché a me posso dire una cattiveria, mi viene da svenire con tutto quello che vedo qua, ma hai ripreso? Ma adesso poi infatti bisogna che un minimo di assaggio qua ci vuole, se no non ha senso. C'è un profumo che ti tira sul cuore, veramente è una cosa che ti passa. Svizzera, Francia, Germania, non lo so. Pensi a lavorarci, infatti. Pensa a lavorarci, cioè, secondo me, ma tu sei informissima, vero che ne mangi pochi dolci però. Pochi, però sul cioccolato in realtà il cioccolato è un po' il mio punto debole. Non è il mangiare degli dèi, non è il cibo degli dèi, no? Del resto. Allora, ottimo noi, cioccolato, certo, devo dire. Siamo ottimo. In via Albano, la pasticceria svizzera, con la signora Alessandra Piccolo. Che sei esatto, il numero uno. Esatto. Subito ti sparo la cannonata. Le due cose più importanti della pasticceria svizzera, i vostri fiori all'occhiello. Allora, il nostro fiore all'occhiello, secondo me, sicuramente il nostro personale. Ah, vero? Il nostro personale. I ragazzi sono un gruppo di ragazzi meravigliosi, affiatati, educati, gentili. È la prima volta che sento una cosa per così. Me è la cosa più importante in un locale. È quello che mi fa, mi invoglia a tornare in un posto, l'armonia. E credo che qua veramente lavorino con grande armonia tra di loro. Un bellissimo team di ragazzi.
E poi naturalmente altro fiore all'occhiello, devo dire chiaramente i nostri dolci, sono ottima pasticceria, freschissima, abbiamo veramente una qualità molto alta. Io sono particolarmente attenta, abbiamo diciamo mantenuto quello che è la parte della pasticceria tradizionale, perché comunque pasticceria svizzera, lo ricordiamo, fa parte di uno dei locali storici d'Italia, e quindi abbiamo sicuramente mantenuto in questa parte un po' la tradizione di pasticceria svizzera, accostandola con l'apertura di Aspera Caffè, noi facciamo parte del gruppo Aspera, e accostandola ad un imprinting un po' più, se vogliamo, veloce, un po' più milanese, nel senso che c'è molta attenzione a tutto ciò che adesso è anche la parte di centrifugati, di food bio, quindi ogni giorno ci sono, oltre ai piatti tradizionali, i liguri, perché naturalmente le trofiette al pesto non le facciamo mai mancare a nessuno a pranzo, ci mancherebbe, però anche chi è un pochino più così lanciato verso questioni vegane o di intolleranza, per questioni di tutto. Quindi copriamo sicuramente una buona gamma di clienti, nel senso che abbiamo la tradizione accostata anche a un'attenzione che adesso viene fuori sempre di più a un po' all'aspetto della salute, quindi al bilanciamento, abbiamo piatti bilanciati, e insomma c'è un po' di tutto. Certo, parlarne davanti ai gianduiotti mi rendo conto che scappa un po' da ridere. Però in realtà è così, abbiamo entrambe le cose. Senti un po', com'è nata l'idea tu della pasticceria svizzera, lo studio Canepa e Aspera, di creare questo bellissimo evento che sta avendo, devo dire la verità, un grande successo. Un grande successo. Come il nostro amico Piero di Piazza Condizioni ha ripreso poco fa, è veramente strapieno di gente. È vero. C'è stata poco fa un'asta con le maglie di Sampdoria e di Genoa. È andata meglio quella del Genoa. È andata almeno, meglio, devo dire la verità. È andato meglio quella del Genoa, devo dire sì. Vabbè. È nata così. Io devo dire anche l'anno scorso abbiamo fatto un evento, l'anno scorso ci siamo dedicati al Gaslini, quindi l'anno scorso abbiamo fatto un evento di beneficenza a favore del Gaslini. Quest'anno chiaramente con questa imminenza e questa importanza di questa tragedia di Norcia ci siamo dedicati a questa causa. Devo dire, abbiamo trovato questi due nostri grandissimi amici storici, che sono appunto l'ingegner Canepa, che conosciamo veramente da una vita, e Lele Bassino, che è un carissimo amico, che per una sera hanno diciamo deposto le vesti ufficiali e si sono prestati a fare quello che peraltro fanno benissimo, ovvero focaccia e cocktail, perché in effetti entrambi nel loro piccolo, per le loro cene, quasi professionisti, nel senso che nelle loro cene professionali, di studio, in occasioni private, comunque si dilettano, e questa sera si sono adoperati anche per noi. Noi meravigliosi. L'indirizzo pasticceria svizzera, è in via Albaro. Noi siamo aperti dalle 7:15 la mattina fino alle 22, cioè copriamo praticamente dalle prime colazioni fino agli aperitivi, diciamo quelli abbondanti, i famosi aperitivi pre-cinema, chiusura eccetera. Mai? Chiusura mai. Siamo sempre aperti. Perciò qualunque voglia ti possa venire passando, esatto, transitando per via Albaro, fermati e trovi dalle trofie alla cioccolata a tutto quello che fa. Mi scappa da ridere, perché guarda, io mi butterei già sulla cioccolata, ma non posso perché sono in veste professionale. Salutiamo Alessandra Piccollo. Grazie. E ci vediamo molto presto. Grazie mille, grazie a voi. Grazie.